Il graduale Romanum prevede per la domenica odierna l'introito Dum clamarem ad Dominum, tratto dal Salmo 57, dal verso 17 al 21. In seconda posizione, Vel ad libitum, è indicato l'introito appena eseguito, Ego autem cum justitia apparebo, Salmo 16, l'unico canto d'ingresso proposto dal Missale Romanum. La melodia in re autentico, primo modo, si muove percorrendo liberamente la struttura della formula salmodica fiorita che accompagna la stessa antifona. Il brano che proporremo di seguito, Qui biberi tacquam, composto da Domenico Bartolucci per una celebrazione pontificia, è un mottetto di grande forza e monumentalità che produce un effetto nell'ascoltatore molto forte, soprattutto nella seconda linea, Fiet in eo fons aque, che pian piano insinua una forte tensione, risolta alla fine con la ripetizione della frase In vitam aeternam. Seguirà Sicut Servus di Giovanni Pierluigi da Palestrina, considerato l'esempio più significativo di arte corale religiosa del Rinascimento. Il testo latino è tratto dal Salmo 42. Lo stile compositivo è il più tipico di Palestrina. Ogni frase del testo ha la sua propria sezione che è annunciata da un tema melodico che passa da una voce all'altra. Come in ogni sua composizione, le parti vocali sono splendide individualmente e si combinano assieme in modo mirabilmente unico. Così come il contrappunto evoca immediatamente e perfettamente il significato del testo. Subito evidente la resa della parola aquarum, con dei melismi che ricordano le onde, mentre il perno del brano è la parola ita, così come, perché segna il passaggio tra le due parti della similitudine descritta dal Salmo. È musicata con grande sapienza, proprio a sottolineare che la sete che l'anima ha di Dio è come quel forte bisogno del cervo di dissetarsi, che lo induce a ricercare la fonte d'acqua. Il picco emotivamente più intenso è il frammento sulle parole Anima mea, affidato al cantus e subito incalzato dall'altus e dalle altre voci in un concitato scambio di registri. Mentre la frase At te Deus chiude dolcemente il brano senza utilizzare cadenze.